Beh, oggi si avvera un sogno che è durato 3 anni di controlli, di verifiche e quant'altro. Siamo fieri di poter organizzare questo campionato del mondo studentesco di sci. Ad oggi abbiamo circa 19 nazioni presenti, fra cui alcune dell'Asia, fra cui la Cina, Turchia, India, Iran e il Cile per quanto riguarda l'America Latina, più quasi tutte quante le nazioni europee. La manifestazione si svolgerà dal 22 al 27 di febbraio, dove la città dell'Aquila chiaramente sarà al centro dell'attenzione e faremo le gare di sci, quindi la parte tecnica sugli impianti di Centomonti per quanto riguarda il fondo a Lucoli, Ovindoli, Monte Magnola e Campo Felice. Prevediamo ad oggi la partecipazione di circa 650 atleti, sembrerebbero pochi ma in effetti sono le rappresentative di tutte le nazioni. Immaginate che la Cina avrà gli stessi numeri di atleti che può avere l'Austria o la Svizzera o quello che sia. Quindi iniziamo oggi questa avventura, speriamo. La recettività reggerà, perché poi è il periodo anche delle settimane bianche, insomma. Ma io presumo di sì, c'è molta collaborazione fra tutti quanti, anche le amministrazioni comunali del comprensorio dell'Altopiano delle Rocche, della città dell'Aquila, quindi io sono convinto di sì. Poi, che tipo di verifiche avete fatto? Perché mi diceva prima che insomma c'è stato un lavoro preliminare importante. Cosa hanno chiesto come garanzia agli organizzatori? All'inizio hanno chiesto soltanto una garanzia prettamente cartacea. A febbraio abbiamo avuto la commissione mondiale che ha verificato sia la regolarità delle piste, sia la cettività alberghiera, sia dove faremo anche la cerimonia di apertura, che speriamo che il tempo ci assista, e sarà Piazza Duomo il giorno 23 febbraio alle ore 17. Tutte queste forme di verifiche che chiaramente portano come un piccolo evento, non dico una mini olimpiadi, ma quasi. E allora perché siete stati scelti voi e non è stata scelta un'altra località a questo punto? Perché non era mai accaduto con una località più così al sud? Alla fine eravamo rimaste in 3, la Russia, l'Italia e la Spagna. Probabilmente è valsa anche un po', non per presunzione, l'esperienza ormai acquisita da 1 anno e mezzo, aveva ben organizzato 7 finali nazionali. Io devo essere fiero come ufficio scolastico regionale, grazie anche al mio direttore Pellecchia, di avere uno staff di insegnanti di educazione fisica. Voi pensate che le nostre manifestazioni sono manifestazioni prettamente di volontariato, non siamo un'agenzia che organizza un evento, quindi i costi sono abbastanza bassi visto che c'è volontariato. Abbiamo acquisito questa esperienza e penso che anche questa esperienza abbia contribuito quantomeno. Il budget? Il budget non è tanto in confronto a una grossa manifestazione che può essere stato, non per fare un'ipotesi, un Beach Games a Pescara quest'anno, che ha avuto la sua valenza, diciamo che noi siamo un paio di centinaia, migliaia di euro, quindi proprio un budget proprio sulle spese reali di vitto alloggio e la minima organizzazione che ci possa servire, ma sono sicuro che non faremo botto figura. Ovindoli e L'Aquila, le amministrazioni hanno collaborato, i comuni a livello oneroso? Sì, anche il comune dell'Aquila, proprio ieri ho avuto un incontro con il sindaco Cialente che contribuirà anche con un contributo per questa manifestazione. Da ultimo c'è il problema, quell'incognita, quella che la decide il Padre Eterno, che è la neve. Al momento non c'è sentore di nevicate, almeno entro la metà di gennaio. Allora, noi nello scegliere la data 22-7 febbraio abbiamo fatto anche uno studio meteorologico degli ultimi circa 6-7 anni. In quel periodo c'è stata la massima affluenza di neve, quindi speriamo che arrivi anche quest'anno.